a Medole per la 14ª edizione della South Garda Bike, una manifestazione che parte appunto da Medole, poi tocca un po' tutti i paesi delle colline moreniche. Viene stasera svelata questa nuova edizione, siamo con Tazio Palvarini che è un po' il Deus Ex Machina, nonché padrone di casa del pedale medolese, che di fatto organizza la South Garda. Allora, questa nuova edizione sotto quale stella nasce? Sì, 14 edizioni, siamo partiti molto, diciamo, molto giovani, avevo più capelli quando sono partito. E tanta parte la stagione, perché questa è la prima manifestazione che organizziamo, e parte tutto da qua, stiamo rompendo il ghiaccio, poi è il nostro paese dove sono nato, si gioca in casa, tante aspettative, tanta passione, devo dire che la forza per andare avanti è il team che ho alle spalle, perché ho dei ragazzi stupendi, in tutti i ruoli sono dei professionisti, vogliono fare bene, ci tengono a far bene, ci tengono a far bella figura, cioè coordino oltre 600 persone nei vari ruoli. Sembra facile da dire, ma è proprio una macchina che funziona. E siamo qua, due percorsi anche per la 14ª edizione, la prima marathon della stagione, tutti i più grandi del ciclismo, della mountain bike nazionale saranno presenti, perché essendo il primo appuntamento proveranno la gamba, e dopo il percorso medio adatto a tutti. 14 edizioni di cambiamenti, perché è cambiato il mondo, cambia anche questo mondo. Noi siamo riusciti a capire tutti questi cambiamenti per il momento, e gli atleti ci supportano, perché non siamo mai scesi sotto i 1200 partecipanti in 14 edizioni. Vuol dire che abbiamo lavorato bene negli anni, sapendo, con tutte le difficoltà, perché ormai di eventi di questo livello in Italia siamo rimasti pochissimi, e dobbiamo pensare che noi partiamo da un paese piccolo, non abbiamo una città che ci supporta rispetto a tanti altri, ma vediamo che invece c'è un grande supporto del territorio, ci ha trainato qua un'ex amministrazione per 10 anni, ma abbiamo trovato nella nuova amministrazione un grande supporto, e anche questo ci permette di andare avanti contenti e concentrarsi solo sull'appuntamento. 7-8 marzo, ovviamente l'8 marzo la gara clou, ma c'è anche una bellissima giornata del sabato dedicata più che altro ai piccoli, ai ciclisti del futuro, diciamo. Sì, il 7 marzo è dedicato ai bambini, i ciclisti, che alcuni di quando siamo partiti stanno già partecipando alla marathon adesso, 14 anni fa, e grande festa già dal sabato e dopo il clou la domenica con la marathon.